Buon salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica avventura su Harry Potter Hogwarts Mystery. Abbiamo raggiunto, o comunque quasi raggiunto, il numero di mi piace straordinario, quasi arrivati a 100. Veramente mi rendete tantissimo orgoglioso. Grazie a voi pixelini, come a voi piace essere chiamati, o comunque qualcuno di voi me l'ha suggerito, gli è piaciuto. Stiamo raggiungendo sempre delle cifre molto molto più alte, quindi ragazzi mi raccomando continuate così perché voglio vedere dove si arriva, dobbiamo diventare insieme famosissimi e super super super, bisogna spaccare YouTube, quindi cerchiamo di spaccare lo YouTube mentre io vado nella biblioteca a incontrare Penny, perché Penny ci deve aiutare. In realtà non so se visitare Hagrid oppure incontrare Penny. Direi che prima visitiamo Hagrid, facciamo anche un po' di storia principale. Incontriamo Hagrid e cerchiamo di convincerlo a seguirci nella foresta proibita, perché per qualche motivo non vuole farlo, per poi finalmente andare a incontrare Penny e continuare la nostra fantastica avventura per diventare dei bellissimi e fantasticissimi Animagus. Eccoci qua di nuovo nella fantastica capanna di Hagrid, che mi piace un sacco. Purtroppo non ci possiamo andare spesso, non ci possiamo andare sempre, però è veramente bellissima. Quindi subitissimo andiamo a incontrare Hagrid dicendo che questo video potrebbe raggiungere di nuovo altri 100 mi piace per poter arrivare al video di domani. Dai, io credo in voi. Quindi iniziamo la storia. No, ho perso la prima frase, maledetto me, ma voi l'avete letta, insomma. Scusa per questo spettacolo, Rocky, è tutta colpa mia. Chissà qual è lo spettacolo, dopo andrò a vederlo. Cos'è? Bundimun! Sono creature affascinanti che mangiano sudiciume e a volte case intere. Beh, quindi ragazzi, mi raccomando, pulite casa vostra, pulite la vostra cameretta, come dice vostra mamma, perché sennò arrivano loro e vi mangiano la casa. Che puzza! Già, era orribile anche prima, ma ora che si sono moltiplicati è insopportabile. Mi vergogno troppo per avere ospiti. Da dove vengono? Oh mio Dio, guardateli dietro come sono veramente brutti e osceni. Hagrid, parla. Ne ho adottato qualcuno. Mi piacciono tanto quegli occhietti. Sì, saranno anche carini, ma se puzzano così, veramente no. E come se il tanfo non bastasse, il giocattolo preferito di Zanna è sepolto là sotto. Scusatemi, si era crashato il telefono. E come se il tanfo non bastasse, il giocattolo preferito di Gazza è di Thor è sepolto là sotto. Ti aiuto io a trovarlo, Hagrid. Ci penso io. Non so cosa farei senza di te, Rocky. Occhio a non toccarli, ok? Perché che succede se li tocchiamo? Perché puzzano? Perché sputano acido? E ovviamente Hagrid non poteva avere qualcosa che non fosse tipo micidiale e mortale come non si sa cosa. Mamma mia. E finalmente abbiamo fatto anche questo, abbiamo quasi praticamente finito l'energia, ma ci siamo, abbiamo parlato con... abbiamo cercato queste cose strane che lui ovviamente aveva perso, perché Hagrid o si perde Thor oppure si perde i suoi giocattoli a quanto pare. Quindi ho trovato il giocattolo di Thor. Grazie tantissimo, Rocky. Questo basterà a calmarlo finché non capisco come sbarazzarmi di questi Bundinum. Bundimun. Vabbè, quei cosi lì. Ho parlato con Torvus, Hagrid. Ti prego, non mi uccidere. Che ci facevi nella foresta? Cercavo la sala maledetta. Torvus ha detto che me la mostrerà, ma solo se vieni anche tu. È troppo pericoloso, Rocky. Ti prego, Hagrid, è l'unico modo per spezzare la maledizione del sonnambulismo e trovare mio fratello. In effetti... ci penso. Verrò con te, ma prima devo togliermi dai piedi questi Bundimun. Se aspetto troppo, mi distruggono la capanna. Chissà che altro potrebbero mangiare. Bau? Sì, ti mangi proprio te. Oh mio Dio, ma sono aumentati! Sono veramente aumentati un sacco! Non preoccuparti, troverò un modo per sbarazzarci dei Bundimun, così potrai venire con noi nella sala maledetta. Dobbiamo sempre trovare dei modi per riuscire a distogliere Hagrid dai suoi problemi, ma prima voglio andare avanti con
questa piccola cosa. Voglio diventare Animagus. Subito. E quindi entriamo nella biblioteca per incontrare Penny. Penny ci doveva aiutare con questa pozione fantastica, che era una delle parti che mi servono per diventare Animagus, ovviamente. E dopo un caricamento interminabile, eccoci finalmente qua. Mi sento particolarmente legato alla sezione sugli alberi. Chissà perché, maledetta te. Devo prendere in prestito una nuova copia di pozioni avanzate. Sulla mia ho scritto appunti ovunque. E quindi anche sulla parte stampata. Non sei tanto furba. Ma non dovevamo parlare con te, scusa. Respirate il più silenziosamente possibile. Mamma mia, come sei antipatica. Ok, dobbiamo parlare in realtà con un miliardo di persone. D'accordo. Rocky, non sapevo che tu e Talbot foste amici. Veramente siamo amici, Talbot? Forse. Hai portato gli ingredienti? Abbiamo la rugiada, una foglia di mandragola e la crisalide di una falena sfinge testa di morto. Ok, perfetto. Ora ci serve solo un capello di chi la berrà per iniziare a prepararla. E sarà difficilissimo. Adoro, come l'hai detto, con tanto entusiasmo. Penny, è come Piton se Piton non fosse per niente Piton. Sì, Rowan, forse. Berrai tu la pozione e diventerai un Animagus, Penny? Per lo più sono emozionata all'idea di preparare la pozione. È molto avanzata. E la pozione è solo il primo passo per diventare un Animagus. Diventare un metamorfo magus è molto più semplice. Sì, Tonks, ma perché non cambi mai colore? Metamorfo magus si nasce. Esatto, non ho dovuto fare alcuna fatica. Vediamo di capire come si prepara questa pozione. Poi capiremo chi dovrà berla. Ma se uno degli ingredienti è il capello di qualcuno, come possiamo capire? Cioè, prepararla prima e poi decidere dopo? Forse perché il capello va aggiunto alla fine, spero. Mamma mia, 3 ore. Prima o poi mi metterò a farla. Ed eccoci qui, abbiamo raccolto tutte le varie stelline, tutte 5 ne servivano. E la pozione Animagus sembra ancora più complicata della pozione polisucco. Sei sicura di riuscirci, Penny? Stiamo chiedendo a Penny, il nostro genio nonché star, nonché coppia, nonché moglie, nonché amante e tutto il resto, se è brava. È bravissima lei. Non dubito mai di me stessa quando si tratta di pozioni, Rocky. Infatti, non dovevamo proprio chiederglielo. La domanda è, ti fidi abbastanza di me per bere la pozione Animagus? Io? Al 100%. Certo che mi fido di te, ma non vuoi berla tu? Vorremmo farlo tutti, ma dovresti farlo tu per primo. Da Animagus forse potrai trovare le sale maledette e tuo fratello. E scusate, perché quell'altro voleva che io lo faccia? Ma veramente era quell'altro che voleva farla, perché dovevo averla io? Non ha senso. Posso sempre prepararne dell'altra per noi. Grazie, Penny. Che cosa devo fare? Mettiti quella foglia di mandragola in bocca e tienila lì per un mese. Cosa? Ma allora, innanzitutto la foglia di mandragola è tipo velenosa. Per un mese? Davvero? Per un mese? Fa attenzione, se mandi giù la foglia per errore o la sputti, dovrai ricominciare tutto da capo. Ma non è velenosa, ragazzi, fatemi capire. Ricordatevi, io mi ricordo, quando da libro / film, che le foglie di mandragola, ok, servono tantissimo per effetti curativi, ma secondo me mangiate così, non erano tipo velenose, non vanno tipo preparate. Forse mi sbaglio, perché, boh, fatemelo sapere voi cosa ne dite. E poi? Poi diventa particolarmente difficile. Ah, perfetto. Ti manderò un gufo fra 30 giorni. Oh no, bene ragazzi, ci vediamo fra 30 giorni e quindi, insomma, addio. Mamma mia, come 4 ore? Cioè, devo anche aspettare 5 ore? C'ho solo 2 giorni per fare sta cosa e devo pure aspettare 5 ore? Ma stiamo scherzando? Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, a questo punto incontreremo i nostri amici. Non possiamo fare altro. Andiamo a incontrare i nostri amici per la quest un pochettino più principale del gioco e vediamo cosa continua. Ovviamente bisogna sempre aspettare gli enormi momenti di caricamento di questo gioco. Ed eccoci qui di notte a cercare di ascoltare i nostri amici. Non c'è assolutamente nessuno, quindi non so con chi dovremo parlare perché io non vedo nessuno.
Abbiamo qui imparato un'altra cosa, avevo dimenticato di farvela vedere, la trasfigurazione di Colovaria, molto molto interessante, non l'aveva caricata, eccola qua, no, questa è Orchideus. Dov'è Colovaria? Eccola qua con i nostri capelli, che abbiamo fatto un gattino tutto viola, veramente osceno, andate a vedere un paio di video fa, se non erro. La preparazione di Colovaria, mamma mia interessante. Vi ricordo ulteriormente qua sotto il link per scaricare la versione di Harry Potter moddata per poter giocare da computer. Cioè, o meglio, qua sotto c'è il link per poter giocare a Harry Potter, Hogwarts Mystery da computer e qualunque altra applicazione Android. Per favore scaricatela, che uno, è carina, due, mi fate guadagnare qualche soldino a me che... Insomma, mi servono per comprarmi cose più interessanti, per portarvi contenuti migliori sui canali. Purtroppo non ho attualmente a disposizione un bel budget per potermi comprare cose buone, però tramite questa cosa che a voi non costa niente e a me mi danno un piccolo supporto ogni download, vi posso accontentare molto meglio. E vi ricordo anche che a 100 mi piace uscirà domani il nuovo video di Potterquest Mystery. Vedo che siete molto contenti di fare questa cosa, vedo che comunque riusciamo a raggiungerla molto in fretta e mi aiuta a me a crescere un pochettino. Andiamo avanti con questa fantastica avventura. Charlie Rowan, maledetto Rowan. Lo so, ragazzi, non mi sta simpatico per nulla. Grazie di essere venuti. Ho convinto Hagrid ad accompagnarci nella foresta, quindi ora dobbiamo ultimare il piano. Fammi indovinare, dell'energia, eh? Sì, sì. Concordo. Ho qualche idea sugli ultimi preparativi. Ho paura. Secondo te chi è meglio portare con noi, Rocky? Ecco, lo sapevo. Secondo me ora non posso scegliere chi voglio. Oh no! No! Cosa è successo? Charlie! Oh no, di nuovo! Rowan! È tornato! Te l'avevo detto che la morte stava per arrivare, Rocky Balboa. Aspetta, ci ha chiamato nome e cognome, eh? E ora è qui. Ragazzi, dobbiamo duellare. Ragazzi, dobbiamo duellare. Ma tutto questo succederà nella prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery, quindi mi raccomando, siate belli carichi con i mi piace, perché prima raggiungiamo i 100 mi piace e prima uscirà l'episodio di Harry Potter Quest Mystery. Ma non vi preoccupate, vedo che siete molto molto bravi con questa cosa, quindi sicuramente domani alle 13 arriverà. Ma tutto questo dipende ovviamente solo e soltanto da voi, quindi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei contenuti, aiutatemi a crescere e soprattutto condividete il video per raggiungere i 100 mi piace in il minor tempo possibile. Per oggi è tutto, vi ricordo i miei social, Instagram, Telegram e Facebook, tutti a nome Il Pixel Matto, e vi ricordo che sul mio canale Telegram Il Pixel Matto pubblico abbastanza spesso ultimamente le risposte alle domande che fanno durante le lezioni, quindi ragazzi, se volete saperle e non le sapete, insomma, lì le potete trovare, quindi iscrivetevi. Per oggi è tutto. Fatto il misfatto.